Buongiorno, io sono Francesca Romana Stasolla, vengo dall'Università di Roma Sapienza e sono un'archeologa e quindi oggi ho sostanzialmente parlato del rapporto tra mitraismo, moneta e archeologia. E i mitrai sono luoghi di culto, come tutti i luoghi di culto sono luoghi complessi nel rapporto dello scavo e soprattutto nel rapporto tra scavo e reperto numismatico. E scavare un luogo di culto è un'operazione complessa perché il luogo di culto è un luogo dove si svolgono una serie di azioni, per lo più immateriali. E scavare la ritualità quindi è un'operazione complicata e che comporta una grande attenzione. Le monete e tutti i reperti numismatici possono aiutarci molto da questo punto di vista solamente se letti nella lunga sequenza e nella lunga durata, e ci aiutano a comprendere la sequenza degli eventi, i fenomeni di tesaurizzazione, di deposizione, di rifunzionalizzazione. E per questo è estremamente importante oggi che noi conosciamo i mitrei anche come luoghi non solo del rito, ma anche come luoghi di rifunzionalizzazione, e cercare di leggere questi contesti nel loro complesso e di leggerli come contesti archeologici spesso di durata molto molto lunga e leggerli e rileggerli, leggendo anche il dato numismatico insieme con gli altri materiali e appunto nell'interità del loro contesto. Di tutto questo abbiamo parlato anche analizzando una serie di esempi, e da questo punto di vista credo che questa giornata sia molto importante anche dal punto di vista proprio dell'approccio metodologico. Questo mi auguro che sia stato soprattutto l'occasione più interessante, perché gli esempi che abbiamo visto provenienti sia da grandi centri come il caso di Roma, il caso di Ostia, sia da esempi estremamente significativi di ambito friulano come per esempio il caso di Duino, altri esempi significativi, sono stati particolarmente interessanti proprio perché ci hanno mostrato come il rapporto tra contesto mitraico e moneta possa essere stimolante proprio nella elaborazione di casi studi di particolare interesse. Buongiorno, sono Andrea Gariboldi dell'Università degli Studi di Trieste. Oggi ho tenuto una relazione su mitra, su monete romane e iraniche. Ho cercato di mostrare come l'iconografia di mitra sulle monete romane abbia delle similitudini anche molto marcate con la monetazione iranica. In verità mitra, pur essendo molto diffuso, quindi il suo culto nel mondo romano, nella monetazione invece lo troviamo veramente sporadicamente, in particolare in alcune missioni provinciali del mondo romano, della Cilicia o dell'area del Mar Nero, da cui poi tradizionalmente provenivano alcuni seguaci del culto di Mitra e dall'area dell'Armenia. Parlando in senso stretto, abbiamo solamente una moneta con una romana con scena di Taurotonia dalla Cilicia, appunto dalla città di Tarso. Poi ci sono altre monete con un'iconografia, diciamo, di tipo mitraico ma meno perspicua, meno chiara, in quanto erano presenti divinità assimilabili anche a Mitra. E nel mondo orientale, sebbene uno si aspetterebbe una maggiore attestazione di mitra nella monetazione per esempio dei Kushana o nel Kushano Sasanidi o anche dell'Asia centrale, diciamo, qui abbiamo alcune evidenze della rappresentazione di mitra con proprio il nome Miro, generalmente in battriano, e anche rappresentazioni di divinità con la corona radiata della dinastia sassanide che incoronavano i sovrani sassanidi. E abbiamo anche notato una particolare coincidenza soprattutto nel IV secolo in concomitanza con l'uccisione di Giuliano l'Apostata. Buongiorno, sono Massimiliano Davide e vengo dalla Sapienza, Università di Roma, e mi occupo da vari anni di mitraismo. Ho scavato un mitreo
nel sito di Ostia Antica, nel corso del cosiddetto progetto Ostia Marina, che si è sviluppato a partire dal 2007 a Ostia Antica, che, come piuttosto ben noto, è uno dei siti più importanti per la conoscenza di questo fenomeno religioso romano, cioè il mitraismo. Oggi ho parlato di prodotto un po' il tema, che poi è stato sviluppato anche da alcuni miei collaboratori, cercando di ricostruire le fasi evolutive di questa religione, che è persistita nel Mediterraneo per circa 500 anni. Buongiorno, io sono Stefano De Togni, vengo dall'Università La Sapienza di Roma e oggi a questa giornata di studi sui ritrovamenti monetali e mitraismo nel mondo romano ho parlato dello scavo archeologico delle monete nei mitrei. Le monete nei mitrei sono un rinvenimento piuttosto comune e spesso un rinvenimento anche controverso, cioè nella loro interpretazione vengono velocemente interpretate, liquidate, possiamo dire, come ex voto, ma l'analisi stratigrafica dei contesti, se presi singolarmente e considerando sempre l'essenza della moneta come un documento economico e come reperto archeologico e non soltanto come pezzo d'antiquariato, unendo questi elementi emerge un quadro anche nuovo, uno studio che dovrà in parte essere fatto di reinterpretazione di questi rinvenimenti così importanti. Buongiorno, sono Alessandro Melega dell'Alma Mater Studiorum Università di Bologna e quest'oggi, nell'ambito di questo convegno dedicato al mitraismo e le monete, ai ritrovamenti monetali nel mondo romano, ho avuto la possibilità di parlare dei ritrovamenti numismatici nel sito di Ostia Antica, dove sono stati trovati nel corso degli anni ben 18 mitrei. Si tratta infatti del contesto in cui sono stati trovati più mitrei, il contesto urbano in cui sono stati trovati più mitrei in tutto il mondo romano. E la metodologia di scavo di Ostia fino agli anni 40, quindi prima della Seconda Guerra Mondiale, ha portato a scoprire il maggior numero di mitrei tramite una metodologia però legata soprattutto allo sterro, e questo non ha permesso di recuperare e importanti dati relativi ai depositi stratigrafici dei singoli edifici, ovviamente non solo dei mitrei. In questo caso il dato numismatico risulta alquanto scarno e solo in due dei 18 mitrei noti sono state rinvenute delle monete, infatti. I recenti scavi a cui ho avuto la possibilità di partecipare nell'ambito del progetto Ostia Marina dell'Università di Bologna hanno portato però alla scoperta di un ultimo mitreo, cosiddetto mitreo dei marmi colorati, dalla pavimentazione marmorea dello speleum, e questo mitreo venne ricavato, il mitreo più tardo noto Ostia, in quanto venne ricavato nel corso della seconda metà del IV secolo d.C., trasformando interamente una precedente caupona risalente alla metà del secolo precedente, e la metodologia stratigrafica che abbiamo ovviamente impiegato ha permesso di documentare e posizionare ben 192 monete che ci hanno permesso di datare, di confermare, diciamo, quanto ci ha detto il dato stratigrafico circa le cronologie di utilizzo della caupona stessa, ma anche di determinare che proprio nella seconda metà del IV secolo probabilmente l'edificio venne trasformato in mitreo, vissuto però probabilmente molto poco, in quanto poi all'inizio del V secolo il culto comincia a scomparire in tutte le aree dell'impero sostanzialmente. Buongiorno a tutti gli amici di Duino Book, sono Donatella Pross, la presidente del Lions Club Duino Urisina, e sono qui all'Università degli Studi e Dipartimento di Studi Umanistici per la giornata
in cui è stato organizzato l'evento Ritrovamenti Monetali e Mitraismo nel mondo romano. E io ho presentato un ricordo di mia madre, l'architetto Gabrielli Pros, che aveva fatto la prima pubblicazione del Mitreo di Duino nel 1975. Oggi è stata l'occasione per rivedere un attimo il Mitreo di Duino, sì, nella sua storia, delle ricerche, degli restauri, di quello che sappiamo, e c'è ancora molto effettivamente da studiare, perché ha dato tantissimi materiali, ha dato oltre 3.000 pezzi, di cui pochissimi di fatto sono inediti. Però è stato anche un attimo un momento per guardarsi intorno e vedere come si inquadra il Mitreo di Duino nella regione, e diciamo che questo lo sapevamo abbastanza bene, perché c'era sicuramente almeno un Mitreo ad Aquileia, c'è il Mitreo di Camporosso di cui si è parlato più in dettaglio, ci sono dei materiali mitraici da Elleri sopra Muggia, senza però che si sia in nessun caso trovato l'edificio. E poi guardare un po' di confronti anche con studi che stanno facendo in tutta Europa, in di altri mitrei. Ecco, questo è un po', noi ci vantiamo di essere l'unico mitreo in grotta forse d'Italia, e uno dei pochi d'Europa, e questi confronti danno anche la conferma che è una peculiarità che i mitrei fossero ricavati in uno spazio naturale, non costruiti, con tutto quello che questo comporta. E confrontarsi su questi temi è stato anche un po' allargare lo sguardo. Buongiorno, sono Bruno Callegari, insegno numismatica e storia della moneta all'Università di Trieste, al Dipartimento di Studi Umanistici. Ho avuto modo di occuparmi, probabilmente per la prima volta in modo così completo ed esaustivo, delle monete trovate nel Mitreo di Duino, e sono pubblicate in un volume Ritrovamenti monetari di età romana nel Friuli Venezia Giulia dal 2010. In questa occasione abbiamo voluto in modo interdisciplinare riflettere sulle relazioni che possono esistere tra frequentazioni mitraiche, ritualità mitraica e ritrovamenti monete in questi contesti, perché non tutto è chiaro, le spiegazioni fino ad ora date non ci convincono molto, e grazie al confronto con colleghi, per esempio, che scavano i mitrai a Roma o Ostia, ma anche con i dati di altre campagne di scavo, per esempio a Martigny, ma anche a Dura e Europos in Siria, noi possiamo forse ottenere informazioni utili a chiarirci anche in modo più sicuro e convincente quanto accadde nel Mitreo di Duino. Mi pareva, data l'occasione, il momento giusto di riparlare del Mitreo di Camporosso, perché si è trattato di uno scavo lontano ormai nel tempo, perché risale al 1982, diretto da Marisa Rigoni della Soprintendenza alle Antichità delle Tre Venezie, che allora era a Padova. Io allora ero una giovane archeologa e ho cominciato lì uno dei miei primi scavi, e perché l'argomento è di grandissimo interesse. Il Mitreo è stato già citato, è stato oggetto di studi da parte di altri nel frattempo, che hanno studiato l'archeologia della Valle del Fella e tutte le problematiche connesse. Tuttavia il Mitreo poi è stato allestito, c'è l'antiquarium Alex Latteria di Camporosso, però era il momento magari di riprendere a riesaminare la documentazione di scavo per capire di più come funzionava questo luogo di culto.